Premiati questa mattina al Cinema Pacifico gli alunni che hanno partecipato al terzo premio letterario Giuseppe Capograssi, organizzato dall'Istituto Comprensivo Mazzini Capograssi. La preside Giuseppa Sala ha ricordato nel suo intervento di apertura gli anni in cui venne informato l'allora Presidente della Repubblica, Antonio Segni, sulla necessità di realizzare un ponte in città che collegasse il centro storico alla zona nuova di Sulmona. Il Presidente Segni, ha sottolineato la Sala, disse che i finanziamenti per il ponte sarebbero giunti a Sulmona a patto che l'opera venisse intitolata Giuseppe Capograssi. Gli elaborati giunti alla giuria del premio sono stati 117, tutti realizzati dagli alunni delle scuole regionali dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado. Dal prossimo anno, ha annunciato la professoressa Maria Antonietta Stocchi, coordinatrice e organizzatrice del concorso, il premio sarà nazionale e questo ci riempie di orgoglio, anche perché il concorso ha contribuito a diffondere la conoscenza e lo studio di Capograssi anche tra i più piccoli. Per quanto riguarda le scuole dell'infanzia, ad aggiudicarsi il primo premio sono stati gli alunni della Collodi dell'Istituto Comprensivo Mazzini Capograssi, ai quali è andato un premio in denaro del valore di 200 euro. Seconda classificata la scuola dell'infanzia Giovanni Paolo II e terza classificata la scuola Maria Montessori, sempre dell'Istituto Comprensivo Mazzini Capograssi, che ha vinto un premio in denaro di 100 euro. La mattinata è stata allietata dalla lettura di brani tratti dall'opera Pensieri a Giulia, raccolta di lettere e pensieri che Capograssi scrisse a Donna Giulia, la giovane di cui era innamorato, e da intermezzi musicali eseguiti dai giovani studenti delle medie che si sono esibiti con il flauto dolce. In commissione anche alcuni membri dell'Agenzia di Promozione Culturale, che ha sposato sin da subito il progetto del concorso intitolato all'illustre giurista e filosofo sulmonese. Italia Gualtieri dell'Agenzia della Promozione Culturale, che ha dedicato a Giuseppe Capograssi la biblioteca, intitolato a Giuseppe Capograssi la biblioteca, un atto bellissimo e doveroso per questo grande giurista e filosofo sulmonese. Oggi le premiazioni per il terzo premio letterario intitolato appunto a Giuseppe Capograssi, organizzato dall'Istituto Comprensivo Mazzini Capograssi. Cosa deve fare la città di Sulmona per continuare a riappropriarsi di questo personaggio e per continuare a promuoverlo? La città di Sulmona ha un compito bello e importante in questo momento, a nostro avviso, cioè quello di passare dall'intitolazione di strutture materiali, come è stato fatto nei decenni precedenti, come ponti, scuole, altre strutture, e anche finalmente di una biblioteca, è stato il nostro obiettivo questo da molto tempo, di passare da questo atteggiamento, da questo approccio alla costruzione di strutture immateriali, come sono quelle culturali, che consentano poi alla figura di Capograssi non solo di essere conosciuta e di essere posseduta da noi stessi sulmonesi, ma di promuoverla all'esterno. E penso che su questo piano si stia cominciando col piede giusto. Questo premio scolastico ha l'ambizione di diventare qualcosa di più grande, e cioè un premio nazionale a partire da quest'altro anno. L'Agenzia per la Promozione Culturale, con la sua biblioteca Giuseppe Capograssi, è stata vicino fin dal primo momento a questo premio, perché ne ha colto le potenzialità e lo sarà ancora di più nel futuro, proprio perché grazie al premio scolastico la città di Sulmona è tornata a parlare di Capograssi in un modo diverso, e questo è l'obiettivo che dobbiamo prefiggerci tutti come cittadini di questa municipalità e come individui coscienti del valore del pensiero di questo grande illustre. Di seguito